Ragazzi, il mio primo e unico account di Roblox risale al 9 maggio del 2021. In questo momento è il 26 ottobre 2023, quindi comunque è passato, non dico tantissimo, ma un po' di tempo da quando effettivamente ho creato il mio account di Roblox. E se penso a qualcosa che è andato storto, oltre ad aver creato probabilmente in sé l'account di Roblox, cosa che mi ha probabilmente rovinato un po' la vita, è una cosa, ragazzi, è una cosa, e cioè il Big Roblox, la guida deluxe più grande che esiste nel mondo. Con questa domineremo qualsiasi gioco di Roblox, domineremo proprio la piattaforma, riusciremo addirittura ad hackerare il sito. Guida non ufficiale, ovviamente, perché Roblox non ha mai fatto una guida, ma è un libro gigantesco e oggi sono curioso di vederlo insieme a voi. Ovviamente, ragazzi, qui sono con il mio cellulare perché altrimenti è un bordello, non riuscirei a farvela vedere. Comunque, Big Book of Roblox, il libro più grosso di Roblox che esiste, la deluxe guida non ufficiale. Questo è un coso di Pet Simulator X, probabilmente. Tutto quello che ti serve sapere per creare il tuo mondo di Roblox. Libro fatto nel 2019, quindi 2 anni prima che aprissi questo account. Ottimo. Vediamo, apriamo questo magico libro. Bella la prima pagina. Nora, che bellissima. Prima pagina, raga, questa ve la regalo in qualche fiera. Allora, andiamo effettivamente, quindi, The Big Book of Roblox. Vediamo che cosa c'è all'interno di questo grandissimo libro. Hanno lavorato a questo libro per 30 anni, ma Roblox non esiste neanche tipo da 20. Com'è possibile questa cosa? Non ne ho idea. Allora, sfogliamo la prima pagina. Là, e che cos'è qua? Roblox Fan 12333 Miner. Voglio vedere se questo tizio è ancora online e se esiste come player. E anche Kobe Plays Roblox 1. Che gioco è questo, raga? Non ne ho idea, ma sono curioso. Allora, cerchiamo Roblox Fan 12333. Non ci credo, raga. È quella vera, vedo anche la collana. 1635 follower. Ultima volta online un mese fa? Domanda. La cosa che mi viene da pensare è: secondo voi i 1635 follower che ha sono dovuti alle persone che hanno acquistato il libro? Ci sono 1600 persone che hanno comprato il libro, secondo voi? Ok, allora tecnicamente lei dovrebbe essere la persona che ci insegna come giocare a Roblox. Quindi, visto che il suo mondo ha pure 2000 e passa visite, immagino che sarà un bel mondo comunque con tanta roba dentro. Vediamo che cosa c'è. Roblox Fan, non si capisce che cosa c'è qua dentro. È un mondo classico di Roblox. Non capisco come questa persona dovrebbe effettivamente insegnarmi a usare Roblox. Nel senso, è un mondo classico di Roblox con la differenza che c'è Bumblebee. Si può guidare almeno? Sì, si può guidare, ma va solamente avanti, non va indietro. Ah, no, invece va indietro, ma adesso che sono finito dentro al lago. Ok, ma non capisco come funzioni. Cioè, nel senso, questa persona, chi è appena entrato? Chi è Alex Franci 30, raga? Non lo so, mi sta perseguitando qualche fan. Ecco, Xiao, sono un tuo fan, infatti. Comunque esco da sto gioco perché è molto probabile che ci sia proprio un virus qua dentro, quindi evitiamo. Non solo mi hanno scammato i 20 euro del libro. Ecco, chi sta arrivando qua. Ragazzi, fa impressione come letteralmente questo era Roblox ai tempi. E non stavo scherzando quando vi dicevo che effettivamente Roblox Fan dovrebbe essere la tizia che dovrebbe insegnarci a giocare. Cioè, letteralmente c'è scritto qua. E comunque fa ridere il fatto che Roblox era veramente diverso. Cioè, simile in realtà a quello che è ora, ma con delle schermate completamente diverse. È molto divertente questa cosa. Attenzione, crea il tuo avatar. Quindi ci saranno esempi di avatar, immagino. Oh, guarda, guarda, qua ci sono le Fedora, le cose di Supreme che ai tempi andavano tra i Maranza, ovviamente. Cosa? Questa costava 300 Robux. Com'è possibile? Adesso è gratis, raga. Questo è un libro di Roblox. Perché c'è una maglietta di Fortnite dentro? Ma sono delle sponsor completamente falsate queste. Vediamo se c'è qualche limited. Forse questo adesso è un limited. Ragazzi, costava 35 Robux, ma costa l'ira di Dio quella cosa lì. E poi per il resto, in realtà, attenzione, che cos'è questa cosa? Aiuto. Fermi tutti. Avatar popolari da conoscere in game. Questi sono gli avatar popolari? Questi? Che cos'è questa roba?
questa ragazza cool, questa ragazza figa, è uno dei personaggi preferiti di Roblox grazie al suo cappellino con le orecchie, la sua bellissima maglietta e i suoi fighissimi jeans. Sembra un pupazzo della Playmobil, letteralmente. Solo che siccome sono un crudele schifoso maledetto, voglio cercarla. Si chiama Natalie5622. Vabbè, l'ho scritto in caps, ma fa niente. Ok, questo avatar è così popolare che la ragazzina ha praticamente cambiato l'avatar, cioè non è più praticamente come prima. Ottimo. Era proprio popolare, devo dire, infatti. Cioè, è così popolare che quell'avatar non esiste più. Poi, ultima volta online, 22 ore fa. Non oso immaginare quanti anni abbia questa persona. Però è fan dei BTS, quindi cuoricini per lei, le vogliamo bene. Di Jungkook. Madonna, raga, questo è proprio un'army incredibile. Perfetto, sono contento. Però no, il suo avatar è molto più carino adesso, devo dire, molto di più. Quello di prima faceva veramente vomitare. Poi per carità cambiano pure i tempi, però madonna. Allora, continuiamo a vedere gli avatar, ma sono uguali. Che cos'è che dice qua? Questo piccolo avatar ha una skin divertente. Ma è un'offesa, questa è una cosa orribile. Ha detto che ha delle gambe da pollo, delle orecchie da diavolo e una faccia divertente. Ma non ha niente di tutto questo. Cioè, sono gli stessi avatar. Questo era figo e questo è divertente. Cosa cambia? Non credo di aver capito, ragazzi, non lo so. Boh, ovviamente, oltre agli avatar popolari, ci sono anche giochi popolari. Ad esempio, Pet Ranch Simulator. Non ho idea di cosa sia. Poi ci abbiamo Restaurant Tycoon, che ovviamente immagino siano giochi vecchi. Cursed Island. Poi ci abbiamo Work at Pizza Place, che attualmente è rimasto uno dei giochi più famosi. Mining Simulator, non conosco. Robbery Simulator, che è quello che hanno fatto praticamente con questo libro. E c'è un simulatore di rapina, visto che questo libro fa schifo e quindi mi hanno rubato i soldi. Poi abbiamo Meep City. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Bello. Beh, oh, eccolo. Pet Simulator. Flee the Facility. Ok. Creator Challenge addirittura. C'è una Creator Challenge. Zombie Attack. Dungeon Quest. Hide and Seek. Oh, Roblox High School 2. Scusatemi, non c'è Brookhaven qua dentro, ragazzi. Cioè, non c'è Brookhaven? Non capisco. Non esisteva? Cioè, c'è Dragon Ball Z e non c'è Brookhaven? Com'è possibile questa cosa? Non sto capendo. Dov'è Brookhaven? Arsenal, che ci gioco con Robby e Jenny. YouTuber Tycoon. Ma ce l'hanno con quelli di Brookhaven, palesemente, perché altrimenti non si spiega, raga. Non c'è Brookhaven qui dentro. Mansion Tycoon, che ci ho giocato. Adopt Me. Bello questo, Royal League. Oh, Bloxburg, raga, ditemi se giocate a uno di questi giochi, sono molto curioso. Attenzione, con questo libro riuscirai a creare uno dei tuoi giochi che verrà giocato da tutto il mondo. Proprio così. Un gioco che verrà così tanto giocato che, come esempio, loro ti mettono praticamente questa roba in cui praticamente hanno eliminato per sbaglio il pavimento e non sono manco riusciti a rimetterlo, per farvi capire praticamente la situazione. E sì, questo gioco devo dire che è molto bello. Per esempio, guardate qua, ragazzi. Quello sì che è un pesce sviluppato bene. Che voglia che mi fa vedere questa guida di sviluppare nuovi giochi e di diventare un developer e uno sviluppatore famoso. Che cos'è? Cos'è questa cosa esattamente? Cos'è, raga? Chi è sta gente? Aiuto! Che cos'è questa cosa? Scusatemi. Un rettangolo di Roblox che fluttua. Io mi vergogno. Perché ho comprato questo libro esattamente? Cioè, che senso ha? Ma poi che cos'è questo? Un golem di Minecraft arrugginito? Qualcuno può spiegarmelo? Perché è entrata la copia di Wish di Jenny? Attenzione, fermi tutti. Messaggio importantissimo. Perché questo gioco, ragazzi, questo gioco ci spiega come guadagnare e non solo spendere Robux. Direte voi, come? Ecco, il primo consiglio che ci dà è quello di comprarli. Come guadagnare Robux? Comprandoli. Quindi spendi i soldi dei tuoi genitori e li compri. Ma non è finita qui, perché tra i migliori metodi per guadagnare Robux c'è un gioco che è conosciuto per farvi soprattutto guadagnare Robux, e cioè Adopt Me. Il gioco che penso negli ultimi anni ha fatto più rapine della casa di carta, ha scammato più persone, penso, di truffatori mondiali. Loro te lo mettono qua in prima pagina gigante come gioco che dovrebbe farti guadagnare Robux. Che probabilmente l'unica cosa che Adopt Me effettivamente fa guadagnare è tipo la tristezza assoluta, perché se ci giochi per un anno arriverà il bambino di 8 anni bullo che ti ruberà tutti i pet. Complimenti.
Complimenti davvero, vivissimi, libro, vivissimi. Attenzione ragazzi, perché qui abbiamo i top Roblox player. Ci saremo anche noi? No, perché gioco a Roblox da un mese, ma sono veramente curioso. Allora, qui ci sono praticamente un sacco di creator di giochi, tipo Alex Neutron, che è il creatore di Meep City, quello ufficiale. Poi Epic Minigames, Sindering, che è quello che ha creato la Roblox High School, Royal High. Comunque tanta gente famosa. E poi qui abbiamo la pagina degli youtuber. Abbiamo Flamingo, Dennis, abbiamo Poc, Dan TDM, ma abbiamo una persona che io conosco e il suo nome è Jane G. Ma fa ridere il modo in cui viene descritto. È un player di Roblox che ama quello che fa e si diverte ovviamente a fare i video. Ha rilasciato dei giochi molto carini, delle creazioni molto belle. No, non è vero, perché ho letto che questo tizio non è proprio un grande a fare i mondi. Andiamo a provare qualcuno perché non l'ho mai fatto, ma ne dubito. Ok, allora, il suo profilo ufficiale è questo qui. Si chiama Jake, ovviamente. È uno youtuber abbastanza conosciuto di Roblox e ha creato un sacco di giochi. La maggior parte sono privati, ma questo che si chiama School non lo è. Andiamolo a provare e vediamo che succede. Ah, ok, bello, bello. Ci sono tante due catapulte che possono essere lanciate. Allora, ho due domande. Uno, come hanno fatto a mettere in un libro che questo sa creare i giochi? Numero 2, perché questo gioco si chiama scuola? Esattamente. Però sono curioso, cioè, che succede? Devo cliccare sul launch. Wow! Cioè non salta manco bene, perché ovviamente la fisica di Roblox fa schifo. Quindi bello raga, penso sia il mio gioco preferito. Giuro che lo preferisco a Brookhaven. Essere lanciato. Bellissimo. Bello. Veramente è un gioco guarda, se la merita la pagina con lo youtuber. Se la merita. Ragazzi, aspettate un attimo, perché io non avevo notato questo gioco, che voglio assolutamente andare a provare vista l'immagine. Simulatore di sollevamento pesi. E c'è una specie di Mikado praticamente come... No, voglio provarlo raga, voglio provarlo assolutamente. Cioè attualmente ci stanno giocando 109 persone e ha 383.000 visite. Quindi sto gioco non è manco così tanto, tra virgolette, famoso, che dici, sai, è conosciuto da tutti o robe simili. Cioè, pure il speciale Halloween, simulatore di sollevamento pesi, scritto tipo con word art delle elementari. Allora, se lo speciale di Halloween era praticamente quello di far venire un incubo ai bambini che giocano questa roba, sicuramente ci riesco. Ma come funziona? Ah, praticamente più 18 di forza. Cioè io devo cliccare e devo sollevare praticamente pesi fino a quando non divento praticamente più pompato. Pensa che cosa si sono inventati. C'è il tapirula. No, vabbè raga, incredibile. Rissa in corso. Ma con chi? Cioè com'è che funziona sta... Oddio, guarda, è tipo uno spreco di energie continuo. Cioè io posso tipo più 2 di velocità. Ah, così divento solo più veloce. E per... Ah, ecco, guarda, la rissa in corso. Cioè puoi fare ammazzate con gli altri giocatori. Ma chi è quel tizio gigante? Rissa che inizia tra 118 secondi. Ma io vedo tipo uno pompato. Quanto ci vuole per essere grossi dentro questo gioco? Bello l'avviso, sei... Esci da qui, potresti morire rapidamente. Cioè, quindi praticamente l'obiettivo del gioco è diventare come loro. Che è esattamente quanti anni di vita hanno perso. Cioè, oh mio Dio, raga, è gigante il tizio. Cioè, mi schiaccia con le sue cose. Non voglio dire Oh mio Dio. Come che... Ah, ci serve 1000 di forza praticamente per essere qua. Squat, posso fare gli squat? Per allenarmi il sedere? Pensa che roba. 23 di forza. Sì, ma raga, ma per diventare bello grosso ce ne vuole 30 gemme. No vabbè ragazzi, ma qua c'è qualcosa di incredibile. Ma questi giochi ti rovinano il cervello. E quella roba è all'interno di quel libro. Io non ho parole. Comunque ragazzi, sta di fatto che questa qui era la guida non ufficiale di Roblox, che probabilmente farà una brutta fine. Sì, avete visto che fine ha fatto. La brucerò molto probabilmente, perché è uno spreco di carta. Non comprate queste cose. Se volete una guida di Roblox, seguite me, ve lo faccio odiare. Ci vediamo alla prossima. Ciao, vi voglio bene.